Per fortuna inizia prima X Factor, di modo che la mia mente fino a giovedì sera è un po' occupata e distratta. Poi dopo mi salirà l'ansia da derby, dove mi aspetto di andare a dormire contento, diciamo così. Ma sappiamo che lei è un grande interista. Sì. Dopo questo calciomercato, cosa ne pensa dei nuovi acquisti e della nuova Inter? Quali sono le sue aspettative? Ultimamente il calciomercato è bellissimo, perché la gente si appassiona quasi più che poi alle partite. Calciomercato tutto bene, poi resta sempre quel rettangolo verde con 22 giocatori ed è sempre quello che comanda, no? Quindi io sono contento, speriamo che poi sul campo vada tutto bene. Per questo inizio direi che Yo-Yo è quello che ha tirato fuori i colpi dal cilindro migliori, quindi lui, ma anche i due difensori nuovi mi sembrano bravissimi, insomma spero che ce ne siano più di uno, spero che ci siano 11 X-Factor in campo. Ultima domanda, ho saputo che lei aspettava l'arrivo di Lavezzi. Diamoci del tu. Ok. Sì. Aspetti l'arrivo di Lavezzi, aspettavi più che altro sì. L'arrivo di Lavezzi, non c'è stato? Come, qual è no, stato? Ma no, io speravo che facessero quello che serviva per creare una buona squadra, quindi mi sembra che... Quindi ti ritieni soddisfatto? Sì, mamma mia, guarda, devo dire la verità, pensavo meno, e invece mi sembra che abbiano fatto tutti i colpi che dovevano fare, quindi speriamo che adesso il campo, come ti dicevo, dia la sua risposta. Dia la sua risposta, perfetto, grazie mille. A te, ciao.